Evasione fiscale, lotta alle frodi in materia di spesa pubblica, contraffazione e pirateria nell'audiovisivo, sostanze stupefacenti. Questi temi sui quali si sono confrontati i ragazzi delle classi quinte dell'Istituto Secondario Superiore Pentasulia di Matera durante il quarto appuntamento del progetto di educazione alla legalità economico-finanziaria. A tenere la lezione il colonnello Teodosio Marmo, comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera. Un'occasione per il colonnello Marmo per avvicinarsi ai giovani e al mondo della scuola. E in collaborazione con essa, le Fiamme Gialle si prefiggono di far comprendere l'importanza che ognuno di noi può avere e ha in questo percorso di raggiungimento della legalità in ambienti pieni di insidie e lati oscuri. E la Basilicata, così come dimostrano le attività dei finanzieri, rappresenta un territorio appetibile per gli interessi delle consorterie criminali. Il progetto di educazione alla legalità economico-finanziaria è il frutto di un protocollo d'intesa tra il Comando Generale del Corpo e il Ministero dell'Istruzione. L'intento è quello di far maturare attraverso la diffusione del concetto di legalità la consapevolezza del valore delle norme che regolano l'economia e il fisco. La lezione di legalità è stata anche l'occasione per illustrare le modalità per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di Finanza, allievi ufficiali del ruolo normale ed aeronavale.